Bentrovati. La loro presenza, noto, non passa senz'altro inosservata. Da ottobre, da quando hanno deciso di vivere a Noto, capita incontrarli per strada, di vederli durante le processioni, di assistere anche a qualche funzione dove c'è la loro partecipazione, la loro presenza. Loro sono i piccoli servi e le piccole suore di Gesù e Maria, sono a Noto dallo scorso ottobre, ma quello che più intriga in tutta la vicenda è capire come nasce questa comunità, come è nata e come è radicata oggi a Noto. Con chi farlo se non con colui che ha avuto questa grande idea, con colui che può essere considerato il padre fondatore di questa comunità. E con noi Fra Volantino Verde, che ha deciso proprio di vivere a Noto, e con lui oggi sono presenti tanti confrati proprio qui nella città barocca. Ben trovato, Fra Volantino. Pace bene a tutti e al carissimo amico e fratello Vincenzo, ecco, amico e fratello Vincenzo. Com'è nata questa tua idea, com'è nato questo pensiero di creare una comunità e soprattutto nella pace, nella tranquillità che tu vivi, ma che tu hai anche questa capacità di trasmettere? Qual è il messaggio che lancia questa tua comunità? Innanzitutto questa comunità, che ci tengo a precisare, piccoli frati e piccole suore di Gesù e Maria, un po' con lo spirito dei primi francescani, oggi presenti in 4 diocesi del mondo, è nata, ecco, da me indegnamente, che non è che sono nato frate, come ben capirete. Io ero un classico ragazzo, insomma, che intanto non ha pensato mai di fare una comunità, e ancora di più non ho mai pensato di farmi frate. Prima di farmi fare. Non poi, hai pensato alla comunità, ma eri in comunione con il Cristo. Ero lontano dalla Chiesa. L'unica preghiera che facevo molto spontaneamente, con tanta di sincerità, quando salivo sull'ultima moto che avevo, che era un Suzuki 1100-150 cavalli che andava a 300 km orari, dicevo: in nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, se ci sei, proteggimi, se non ci sei, ti affidavi a Lui. Ho perso un minuto di tempo, pensavo io. E da lì però questa sincerità, insomma, nel rispetto, se, perché non credendo allora, dicevo, se c'è, mi affido a Lui e mi proteggerà. E quindi una preghiera oggi, una preghiera domani, poi la testimonianza di tante persone che andavano in chiesa, ecco, in un brutto pomeriggio del 95, quando pensavo la cosa più brutta, non il suicidio, ma riversando, ecco, sentimenti cattivi su altre persone, ho avuto paura di poter fare veramente la cosa più brutta che si possa fare. E ho chiesto: Signore, ma tu esisti? E prima ancora di questa domanda parlavamo con un mio amico: ma se noi facciamo una cosa del genere, chissà se un giorno c'è Dio, ci sarà anche l'inferno, non vorrei che ci debba finire e facciamo il fuoco per sempre, facciamo la prova dell'accendino. L'accendino sotto la mano garantisco che fa male per chi fa la prova. E l'amico, insomma, diceva: sono sciocchi quelli che vanno in chiesa. Io dicevo: può essere, ma dammi una prova. Insomma, mi sono messo alla ricerca. All'indomani è scaturito questa preghiera, se ci sei, la classica preghiera, se ci sei, batti un colpo. E nel giro di un anno, non di più, il colpo il Signore l'ha battuto forte e chiaro, talmente chiaro che sono passato con questi abiti nei quali non avrei mai pensato, neanche li desideravo. Oggi qualcuno mi dice: ma ti piace fare il frate? È bello fare il frate. Garantisco che sulla croce penso che nostro Signore Gesù Cristo non diceva che era bello, però in vista, ecco, della posta in gioco che ci promette a noi,
se cerchiamo di stare inchiodati nelle due tavole della legge, Antico Testamento e Nuovo Testamento, ricapitolato in Cristo e nella Chiesa, allora ne vale la pena, ecco, stare in questo cilicio d'estate. Chi era Fra Volantino fino a un qualche decennio fa? Ecco, oltre ad essere uno che andava a 300 con le moto, era uno che aveva un grosso pub di 1500 soci, Rosolini, aveva una palestra di culturismo, aveva una piccola ditta di 10 operai sotto di me a Milano, facevo le case, e mi facevo le sigarette quelle sorridenti, avevo due orecchini, ero un po' tanto caldo di testa, e sfottevo mia nonna quando lei mi dava le 5.000 lire, più o meno una ventina d'anni fa, quando ci andavo con la moto. E però la trovavo sempre con il rosario in mano, ecco, questo Corrado, ecco, alias Corrado, gli diceva: "Ah no, ah non è vero niente, ma lascia stare con queste cose qua, ma finisci le divette della vita, che qua siamo solo di passaggio, ma va". E lei mi diceva: "Disgraziato, disgraziato". Effettivamente allora la grazia non abbondava in me. Ma come dice San Paolo, dove è abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia, perché quando uno è veramente sincero, c'è un salmo che dice che il Signore concede grazia e gloria e non rifiuta il bene a chi cammina con rettitudine. Potete controllare Salmo 83, versetto 12. E questo lo vediamo anche in San Paolo, che lui proprio parte per fare del danno, anche lui, prima di me, molto prima di me. E il Signore, proprio un attimo prima, lo fa cadere da cavallo. Nella Bibbia non c'è scritto, ma nella tradizione popolare cristiana c'è questo passaggio. Quindi Paolo cade da cavallo e il Signore lo illumina. Io, guarda caso, coincidenza, mi trovavo nella via Cavallotti a Milano, cioè Colonia Monzese, vicino Canale 5, e sono caduto nel letto, ho avuto un svenimento nella via Cavallotti, e ho avuto un'illuminazione, proprio nella visione in sogno, e ho visto Gesù che mi ha parlato con delle cose mie personali, particolari, che magari racconterò altrove, e da lì mi sono messo, insomma, alla ricerca, tra una cosa e l'altra, mi sono incuriosito, poi ci ha messo la manina anche la Madonnina, questo ex non credente, ateo, ateo senza Dio, ecco, si è messo alla ricerca. E dopo un anno, dalla preghiera a quando frequentavo la chiesa, con un parroco che prima è stato qui al crocifisso, Padre Mansueto, buonanima, mentre lui faceva un'omelia, potevo guardare tutti, come l'irrigatore che irriga tutte quante le piantine, così il sacerdote quando fa l'omelia, no? Questo omileo che significa colloquio. Invece guarda me, lui non poteva sapere il sogno, la visione del sogno che io avevo fatto, e guardandomi negli occhi, lui non poteva saperlo, lui spiega il passo, un passo di Luca escatologico, quindi fa un puzzle dei tre Vangeli sinottici, e mentre guardava me raccontava il mio sogno, che quando io l'avevo fatto il sogno, io non sapevo che esisteva il Vangelo. Se voi 20 anni fa mi dicevate che cos'è il Vangelo, io ti potevo dire: ma si mangia o si beve, o si è una giunga o una bevanda, non lo sapevo. Questo era il Corrado, ecco, di prima, e il Ecco, e Fra allora, Volantino di adesso. Corrado, fermiamoci a Corrado di 20 anni fa, però ecco, tu hai raccontato questi particolari, la vicinanza al Cristo, alla Madonna, determinati segnali che ti hanno convinto e ti hanno dato la certezza che quello che stavi facendo era il bene, era il giusto. Però, come hanno preso coloro che ti conoscevano, cioè il Corrado della sigaretta sorridente, Sorridente. il Corrado con la moto che andava oltre 200 all'ora, il Corrado che frequentava il pub ma che era al tempo stesso proprietario, gestore, titolare di un pub, e i tuoi genitori, i tuoi amici, coloro che conoscevano quel Corrado, quando hanno incominciato a notare quel cambiamento in Corrado, cosa hanno pensato? Corrado è pazzo, Ma due Corrado sta battute, sì. giocando. Due battute, un mio amico davanti a un bar di Ispica, appena mi ha visto parlare di Gesù, cioè guardando me come ero prima, parlare di Gesù, ha detto: oh, se Corrado Giunga, ecco, cioè così mi chiamo al secolo, ci parla di Dio, allora veramente Dio esiste. Dice, ma o è pazzo veramente o ha visto qualcosa. E invece i miei genitori, quando, mi ricordo mio papà quando c'avevo, insomma, così, con un jeans, una maglietta e i sandali, avevo un braccio qui con la Bibbia messa accanto come ce l'ho adesso. Ascoltavi musica, Sì, anche, metal, che sì. musica No, era? adesso dico quello che dicevo ai miei genitori quando mi ha visto mio papà, specialmente con i sandali, l'ho visto con la lacrimuccia. Ho detto: papà, non ti preoccupare, non sono un fallito. E neanche è venuto un altro Berlusconi a casa a chiamarmi, ma il Padre Eterno si è stato a casa tua per chiamare, ecco, tuo figlio. E quindi mio papà, insomma, diciamo che una prima risposta l'ha avuta, poi passo passo ho dovuto calare la mano, insomma, per dirgli lasciarmi in pace, perché io veramente ho capito che Dio c'è e voglio fare la sua volontà, e non mi fermerà
Certamente né papà, né la mamma, né amici, né amici, nessuno. Quando io ho capito che c'era Dio, ho Scusa, tu hai capito. detto un'espressione che hai utilizzato, hai detto a tuo padre: non sono un fallito. Perché vedendo quella lacrima sul volto di tuo padre, ti è venuta subito l'idea di dire: forse mio padre mi sta considerando un fallito? Perché vedere, insomma, non era una lacrima di gioia, ma era una lacrima, un po' di disperazione, perché lui aveva tanti terreni destinati per me, quindi il figlio che gli aveva insegnato il mestiere della campagna, eccetera, anche di fare lavori un po' particolari, dei muri a secco, però aveva altri progetti in testa. Non era neanche la volontà di Dio quello che lui pensava, quindi quando lui ha visto me con i sandali si è mangiato la foglia, vuoi vedere che questo si fa frate? Quindi non rientrava nei suoi progetti ecumani e quindi ci è rimasto un po' male. Allora, oggi tu sei ricordato, parleremo, avremo modo di parlare anche di ciò che è successo in questo periodo. La chiacchierata continua ancora per qualche minuto perché ho già sentito il gong che annuncia la fine della trasmissione. È piacevole parlare con te, soprattutto è piacevole, interessante conoscere la tua vita. Ma nel momento in cui Corrado Giunta diventa Fra Volantino Verde, inizia da solo. Questo cammino lo porterà dove? E da quel primo passo, cos'è cambiato ad oggi? Beh, diciamo che è cambiato parecchio da un lato e nulla dall'altro lato. Quando io ho capito che c'era Dio e che il cuore del mistero della vita era credere in Lui e fare gradualmente la Sua volontà, che questa piccola breve vita passa, cioè l'eternità non finisce mai. Quindi quello che è cambiato è stato adesso gli studi, la formazione, due lauree in teologia, ho fatto il classico, invece prima avevo la terza media scaduta, quindi non avevo una panoramica abbastanza generale da poter affrontare un cammino da solo. Però la sincerità di voler servire il Signore, diciamo che ha interrogato tante persone e il fattore della comunità è stato un eremita a dire se tu pensi che Dio ti ha mandato qua da me, adesso la volontà di Dio per te è che vai al tuo paese e incominci una cosa come me. E dico, ma io non capisco molte cose di chiesa, cioè di liturgia, cioè non sono molto apparecchiato, quindi anzi, completamente. Cioè non ti preoccupare, tu vai dal tuo vescovo, allora c'era Malandrino. E se dopo un anno ti ha seguito qualcuno, ecco, vai dopo un anno dal tuo vescovo, se lui ti dice che non ha nulla in contrario, allora va, la cosa è fatta, altrimenti termina lì. Io sono andato dopo un anno, c'erano due ragazze che mi seguivano, una ragazza allora in esperienza di Modena e uno pedistica, e siamo andati da Monsignor Malandrino e lui saggiamente, da un lato, impaurito dall'altra, ha detto le parole di Gamaliele, che dicevano, se sta cosa viene da Dio, non sarò certo io a fermarla. Se viene da voi presto finirà. Ecco, sono passati 15 anni e adesso da uno siamo a una ventina e come dicevo prima in quattro diocesi del mondo e la cosa bella è che posso dire una cosa, al di là dei numeri e dei frutti, perché i frutti ci sono, al di là anche delle spine che abbiamo incontrato, adesso è fiorito l'albero e passo passo dobbiamo sempre coltivarlo. E che quando diciamo pace e bene, la pace ce l'abbiamo, al di là di alcune lotte che affrontiamo tutti i giorni, ma la pace veramente l'abbiamo, e allora diciamo pace e bene nel nome del Signore, e chi ascolta veramente troverà la pace, perché la pace si trova quando si comprende all'interno del cuore e della mente, e le due si sposano quando si trova Gesù, che è la nostra pace, grazie a Paolo. Io credo che la giusta conclusione, quale miglior augurio, come hai detto tu, per salutare chi ci segue da casa, è proprio questo pace e bene. Grazie a Fra Volantino Verde, l'appuntamento è per domani.